Ci troviamo a Venezia, nel Palazzo Charmi Santa Fosca, in occasione di una mostra che si intitola Emozioni dell'arte magmatica. Siamo di fronte a un'opera di Nunzia Baglieri. È un'opera che prende origine, come molti suoi colleghi della mostra, da quella che chiamiamo l'arte informale, ma in lei c'è un desiderio di racconto che è molto forte, ecco. In realtà noi tra le macchie, tra queste forme che si liquidamente si dispongono sulla tela, noi possiamo immaginare il percorso della lava che passa sopra quelle che possono essere i prati, i boschi, e il cielo che diventa completamente violaceo con l'azione del fuoco che condiziona il blu in viola. Ma io penso che ci sia un piccolo desiderio di racconto un po' più sostenuto rispetto ai suoi colleghi, di racconto dell'evento, ecco così. Noi abbiamo degli esempi interessanti, ancora così alla fine dell'Ottocento c'è un artista che si chiama De Nittis e che parte, va al Vesuvio e fa tutta una serie di immagini che sono rimasti schizzi, sono rimasti quadretti da studio, e dove lui racconta il Vesuvio, ecco, e lo descrive. Certo che Nunzia non può più fare quelle cose lì, perché il tempo è trascorso e l'evoluzione del linguaggio c'è stata. E non... Però in qualche maniera il fatto di riuscire a lasciarci un intendimento, una sensazione di racconto vero, pur utilizzando un linguaggio estremamente libero qual è l'informale, è molto grande, è una cosa notevole.